Giuseppe Cantelmo, tecnico della Counter Punch Boxing Club di Isernia, nuovo importante evento sportivo il 3 dicembre, arriva il campione del mondo Giacobbe Fragomeni. Sì, il 3 dicembre al Palazzetto dello Sport di Isernia verrà il campione del mondo Giacobbe Fragomeni, noto nel mondo pugilistico perché è un grande campione, molto conosciuto, e l'intento all'inizio mio era quello di far conoscere il pugilato qui a Isernia e penso che un pochino ci sono riuscito. Adesso il mio obiettivo è quello di stimolare sempre di più la voglia di avvicinarsi a questo tipo di sport, facendo venire appunto campioni di livello nazionale e mondiale addirittura per un allenamento insieme a tutti quanti. In cosa consisterà l'evento del 3 dicembre? Sarà uno stage per gli sportivi? Sarà uno stage aperto a tutti i praticanti di sport da combattimento e potranno quindi venire e fare una vera e propria lezione diretta dal campione del mondo Giacobbe Fragomeni, quindi è un'occasione unica e da non perdere per tutti gli appassionati. I prossimi obiettivi per l'anno 2018 della sua associazione? Gli obiettivi della mia associazione, soprattutto a partire dal nuovo anno, saranno quelli di intraprendere un nuovo percorso nell'agonismo, aprendo dei corsi anche per agonisti, iniziare anche con i ragazzini, anche nel settore giovanile, senza naturalmente tralasciare i corsi per amatori come quello che vedete dietro di me. E il mio desiderio, naturalmente, come il desiderio di ogni tecnico, ma il mio da sempre, è quello di poter portare un pugile isernino a poter fare qualcosa di buono anche a livello nazionale. C'è un messaggio non solo di sport ma anche di disciplina che lei vuole lanciare col pugilato? Certo, oltre al messaggio di sport, come detto, è importante non solo saper usare i pugni in questa arte ma saper usare anche il cervello, perché nel pugilato è importante il rispetto anche per l'avversario, infatti a fine match ci si dà la mano, ci si abbraccia e si torna amici come prima.